Buonasera, signori. Oggi volevo far vedere i miei primi due giochi completati al 100%. Prima New Super Mario Bros. 2, quale potete vedere oltre ad una cosa. Vedete come si vede. Non si vede molto bene. Come potete vedere in generale conto le 1 milione di monete. Comunque passiamo, vabbè, questa è una cosa. Come potete vedere lo sfumo è dorato visto che è 1 milione di monete. Questo appunto è 100% con le 5 stelle illuminate e scintillanti, perché si vede appunto una scia di brillo. Potete vedere, cioè, vedete quella si brillano le stelle, quello perfect file come si dice in inglese, cioè il file perfetto. E per farlo dovete completare il gioco al 100% senza neanche usare una volta Mario Bros. È bianco. Comunque questo è il primo gioco. Adesso passiamo al secondo. Super Mario 3D Land. Adesso lo apriamo. La prossima volta uso il pennino. Scusate se non si sente bene la mia voce, ma ho un poco di raffreddore. Allora, ecco qua. Questo è speciale, 5 stelle. Qui è questo, non vi faccio vedere. Ecco, queste sono le statistiche, le corone. Si fa appunto con un trucco per avere queste tante one up. 5 stelle, come potete vedere, 5 stelle non ce la shiny. E vabbè, qui sotto ci sono le vite perse, io 273 vite perse, visto che sono un principiante. Adesso vi faccio vedere. Allora, adesso sono al mondo segreto 1. Potete vedere, abbiamo sbloccato Luigi. E completare tutte, prendere le monete stella. Potete vedere, abbiamo preso tutte le monete stella. Ho preso tutte le monete stella in tutti i livelli. Infatti, se potete vedere, ci si vede pure che ho tutte le stelle nei livelli, perché aspettate un attimo. Poi ci sta questo, che è una specie di postino, il postino. Ma se ci vai, aspetta, vado sempre con i comandi. Toccate questo strano libro, vedete in tutti i due schermi tutte le cose che avete preso, cioè tutte le fotografie, e potete anche salvarle. La vostra scheda SD è anche sulla fotocamera. Potete vedere, non le faccio vedere tutte. Scusate. Allora, la seconda è questa qua di Bowser, che cambia tutti i Goomba in Goomba Procioni. Non le devo salvare tutte. Questo è Bowser che si prepara con l'esercito delle airship. Salva. Questa è Peach che pensa a Mario, se la salviamo. Okay. Questa è Peach attaccata da Goomba e da quelle stelle coccinelle con le ali. Con Peach che guadagna una one up, con Super Princess Peach. Con Peach inseguita da un sacco di tutti quanti che hanno quasi, cioè da tutti i nemici che Mario può affrontare. Qui c'è Bowser che ha messo in gabbia la principessa Peach.
che è la fotografia che appunto guadagnerete prima di entrare al mondo 3. Questo è quando finirete l'avventura con Mario. Questo è quando la finirete con Luigi. Però dovete prima liberarlo. Quando finite il gioco si dropperà una lettera, appunto gli fa vedere Luigi che è intrappolato. E questa è una specie di 100%. Quando ha finito l'intero gioco vedrà Peach Procione. C'è appunto i Toad sono sbalorditi e non ci capiscono più niente. Comunque adesso finiamo, salvate tutte le fotografie. Per liberare Luigi comunque dovete andare al mondo segreto 1 e completare il primo castello. Comunque vedete che tutto il mondo 3 è fatto e si vede pure da qua mondo 1 stella, mondo 3, 4, 5, 6, 7, 8, cioè quindi significa 100% tutti. Adesso andiamo nel mondo segreto 1 e anche i mondi segreti sono tutti quanti completati. Per completare definitivamente il mondo segreto 1 dovete completare anche il livello, non so, ma livello segreto speciale 8 corona, che si ottiene facendo sì che voi andate sopra la bandierina guadagnando sempre una one up e trasformandola in una bandierina dorata sia con Mario che Luigi in tutti i livelli. Dovete prendere tutte le monete stella e dovete avere queste, la corona in tutti quanti le corone in tutti come one up. E ora vi faccio vedere il trucco che ho usato io per avere tutte queste one up molto velocemente, però mo non lo vedrete, quando lo avrò fatto lo vedrete. Prima di tutto dovete usare Luigi possibilmente grande o anche Fiore, va bene, beh anche il Fiore, scusate. Forse lo taglierò. Scusami. Ecco qua è il trucco che aspetto lo vuole. Lo fa. Che ho fatto, ma. Che adesso è uscita la storia. Aspetta un attimo. Scegli il livello. Devo rifare il livello perché ho sbagliato. L'ho fatto troppo in fretta. Quindi ho sbagliato. Adesso forse taglierò, quindi non vi preoccupate, non aspetterete, non ce la farò. Sentirete queste ragne, meno male che ci sono i sottofondi, perché se no si sentirebbero solo ragne di comodo. Allora un atto. Allora, mo devo farlo bene senza distrarmi. Ecco fatto. Questo è il trucco. Voi non dovete fare niente, dovete solo aspettare che avrete queste one up. Cioè, basta colpire il cupa quando si sta girando proprio qui. Ci saltate sopra e poi basta, continuano Luigi a saltarci sopra e guadagnerà one up infinite. Come sta succedendo con me, come non girete, vedi? E vabbè, questo è il mio video e basta, vi saluto. Ci facciamo mettere pausa? Ah sì.